Generale, dietro la collina ci sta la notte gruca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Na 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 na, na 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 na, la suonavo. Na 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 na. Na, ministro, allora non le chiedo a chi la dedica perché penso sia scontata, insomma, visto il nome. Sai che questa, secondo me, oltre che essere una bellissima canzone, è una canzone d'amore. Una canzone non di pace. Quindi la dedico alla Francesca. Alla Francesca, però anche un po' al generale. Dai, non ha bisogno che gli dedichi una canzone. Senta, ministro, la domanda è di pace e d'amore. La domanda è solo una. Abbiamo fatto cantare qualche tempo fa la locomotiva al generale Vannacci. E il non video so che si misoesse e lui roba. Ci ha detto: io la canto questa perché secondo lui la musica non ha colore politico. Volevo sapere che ne pensa lei. Ha ragione, io adoro De André, io sono cresciuto a Pane, Milan e De André. De André era anarchico, De André era il poeta degli ultimi, ha fatto una canzone per le minoranze etniche rom. Vale, sì, allora è un artista, è un poeta, io adoro i testi, la musica e la voce, quindi l'arte non ha colore.